in questa puntata. Per favore, ascoltami. Hai bisogno di me. Quando tante persone hanno chiamato, tante persone ho chiamato anch'io, ma molto spesso il contenuto della conversazione non era nient'altro che la paura e i propri sentimenti. La telefonata con Massimiliano è stata invece un vedere oltre. E un vedere oltre parlando dell'esperienza appunto del silenzio. E quello che mi ha colpito dello sguardo sui mesi della pandemia e su quello che vedremo poi è proprio questo: in un'epoca in cui tutti hanno pronunciato parole, tutti volevano dare interpretazione di un dramma epocale in cui siamo immersi, con un diluvio di parole. Ogni parola che si diceva diventava già vecchia, superata nel momento in cui veniva pronunciata. Invece siamo aiutati a recuperare delle parole che stanno fuori dal tempo, che ci aiutano ad andare oltre la contingenza e ci insegnano anche che davanti alla vita bisogna imparare a stare in silenzio, a volte a invocare una sapienza superiore, dove il superiore ognuno dà un contenuto, non è necessariamente un contenuto spirituale teologico, come quello che indegnamente rappresento, ma una sapienza che viene dalla storia, che viene da questi personaggi, con tutto quello che hanno fatto, tutto quello che hanno pensato. Ecco, dentro la storia, con i piedi radicati dentro la storia, dentro il dramma che abbiamo attraversato, ma con la testa, con il cuore, con l'anima ben fuori, in una sapienza che va oltre, con la capacità di tacere, di ascoltare e di provare a vedere una direzione di cammino in tempi che non sono facili. Grazie Massimiliano. Ma il tempo guarirà tutto. Tornate. Tornate. Per la poesia di scene senza tempo e di immagini che trascendono la dimensione dello schermo per poi cristallizzarsi nell'animo dello spettatore. Per aver saputo raccontare lo spettro di guerre che vivono nel rumore degli spari, nei bagliori lontani delle esplosioni, nei racconti dei bambini, nei pianti delle madri. Per averci mostrato come la crudeltà e disumanità della guerra lasci segni e ferite anche nella più semplice quotidianità. Per aver scavato nei nostri cuori attraverso la potenza devastante della sua straordinaria fotografia ed aver riportato l'attenzione su una realtà ed un conflitto ormai dimenticato e abbandonato dai media. Il premio Arca Cinema Giovani 2020 miglior film italiano a Venezia va a Notturno di Gianfranco Rosi. Ridire il premio il maestro Gianfranco Rosi. Io ieri ho passato più di un'ora con i ragazzi del Leoncino e ha consegnato il premio UNICEF, un premio bellissimo, un premio dedicato appunto per i bambini che non hanno dove vivono il dramma e l'eco della guerra. Tutti questi incontri sono incontri casuali, io non conoscevo nessuna di queste storie, quindi sono storie che ho incontrato viaggiando, muovendomi da situazione in situazione, avevo delle persone in ogni paese che mi aiutavano a trovare dei luoghi e degli assoluti, però ero io che poi alla fine dovevo incontrare dei volti e dei volti con cui c'era questa affinità, questa necessità di racconto. Però in ogni storia per me è importante trovare degli elementi che siano universali, che siano quasi degli archetipi, e lì diventa l'intuito e la cosa, perché vedi un volto. Io quando ho incontrato ad esempio il cacciatore di Frodo con la moto, l'ho visto passare in macchina, ho visto questa faccia, queste mani, siamo tornati indietro, l'ho fermato, mi ha raccontato dove caccia, dove va, e poi dopo 6 mesi l'ho rincontrato e ho iniziato a seguire la sua storia. Ci sono sempre scelte casuali, il caso e la necessità, però una volta tutto nasce per caso, però poi una volta che si innesca questa condivisione, questo legame, che poi la cosa che devi costruire è la fiducia, è un investimento molto grosso da parte mia e da parte loro. A volte faccio viaggi di aerei, cose eccetera, per andare in un luogo, io non so in realtà quello che succederà lì, quindi c'è sempre questa sfida
col tempo e col proprio intuito, quindi dice no, so che questa sarà la storia. Poi tutte le persone che ho incontrato prima di iniziare a girare, ho detto ecco, questi saranno i miei personaggi, li ho portati avanti tutti fino alla fine, però la cosa importante è appunto instaurare un rapporto di fiducia e di conoscenza di quello che è la verità di ogni storia che voglio raccontare, o di un luogo, o di una persona, o di un volto, l'ospedale psichiatrico, le mamme in questo all'inizio del film, in questo carcere costruito da Saddam Hussein, dove furono trucidati migliaia e migliaia di curdi. Quindi il film poi toglie, perché vive nella sottrazione e nella trasformazione il film, quindi viviamo in un mondo che è pieno di informazioni costanti, e quindi quello che io voglio fare, anziché spalancare questa porta e chiuderla sempre di più, finché quella realtà diventi semplicemente confinata in qualcosa di molto piccolo, che poi è la sintesi della vita, è l'essenza di qualcosa. Polin, guardate a me, Polin, ancora una, qui. Soliterra è la storia di Renaud, che è un signore che vive all'ultimo piano di un palazzo a Montmartre, a Parigi, e sta bene da solo. Ama la sua casa, ama la sua routine, è abituato a vivere da solo e pensa che la vita sia fatta di quello e che non abbia bisogno di nient'altro, fino a che un giorno, aprendo la finestra, scopre che di fronte a casa sua è andato ad abitare una signora, Pauline, della sua stessa età, e anche lei sulla sedia a rotelle come lui, e scatta l'amore a prima vista. I due inizieranno a frequentarsi, ma senza potersi raggiungere, quindi sarà un rapporto esclusivamente a distanza attraverso le loro finestre, fino a che Pauline, che come tutte le donne è molto più forte in gamba secondo me, e troverà il coraggio e probabilmente in qualche modo riusciranno a raggiungersi e a coronare il loro sogno di vivere insieme. E Solitaire io l'ho scritto 3 anni fa con Paola Rota, che è la mia socia sceneggiatrice, con cui scrivo quasi tutto, e l'avevo messo da parte, volevo realizzarlo, ma volevo farlo professionalmente, quindi con degli animatori veri, con dei disegnatori. Avevo fatto fare dei bozzetti da Giuseppe Di Maio, che è un disegnatore bravissimo con cui collaboro di solito, però poi appunto, proprio perché volevo fare un corto come si dovrebbe fare realmente, l'avevo dovuto mettere da parte, perché non avevo avuto il tempo di creare il team, diciamo. E quando invece mi sono ritrovato dentro casa durante il lockdown, mi è rivenuta in mente questa storia e ho provato a farla mia anche a livello pratico, cioè ho provato a vedere se riuscivo da solo a animarla e a portarla avanti. E quindi, utilizzando quello che avevo in casa, cioè quasi niente, cioè carta, acquerelli, e stampando i disegni che mi ha fatto appunto Giuseppe Di Maio come bozzetti preparatori, ho provato ad animarlo, e per fortuna qualcosa ho visto che si poteva fare, e quindi da lì sono partito e ho fatto tutto il lockdown e oltre per realizzare Solitaire, che alla fine è diventato una cosa un po' sgangherata, ma molto, diciamo, artigianale e homemade, totalmente homemade, e siamo arrivati a Venezia. La 77esima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia presenta Solitaire. Sono presenti in sala gli interpreti Pauline et Renaud e il regista Edoardo Natoli. Thank you.
Che cinema che fa? Beh, innanzitutto bisogna distinguere, non si sono ancora assopite le polemiche per il verdetto veneziano che ha laureato Leone d'Oro Nomadland e ha tenuto a bocca asciutta i tre titoli Rai Cinema in concorso con sommo sbigottimento della di Paolo Del Brocco, e contemporaneamente non si sono assopite le speranze forse mal riposte a questo punto di una ripartenza attraverso la mostra fino al box office italiano, dove si fa molta fatica, nonostante ora che vi parlo è mercoledì, il box office di ieri, martedì 16, fa intravedere qualche segnale di ripresa, soprattutto per i titoli veneziani. Le sorelle Macaluso di Emma Dante, ancor prima, ancor più sul podio, Non odiare di Mauro Mancini, c'è spazio anche per Notturno, Nono, insomma c'è qualche segnale di riuscita, anche se tutto è dietro, tutto è ancora appeso a Tenet che sfiora 5 milioni di euro, pochissimo in altre, come dire, circostanze, in tempi di pandemia, di possibile recrudescenza della pandemia, davvero grasso che cola, se non oro to cure. Vedremo se la mostra saprà, anche i titoli che si apprestano ad uscire, da Miss Marx a Padre Nostro, che valsa la Coppa Volpe a Pierfrancesco Favino, vedremo appunto se saprà farsi volare ad un sistema tutto. Sa Dio quanto ne abbiamo bisogno. Non sei stata felice con me? No, non sono mai stata felice. Il futuro è dalla nostra parte. La tua idea di felicità? La lotta. Alla prossima puntata.